Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Prevedere la possibilità di svolgimento in ogni periodo dell'anno di referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. È questa la modifica legislativa proposta dalla Giunta regionale relativamente alla legge regionale 14-2010 concernente la disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali, illustrata in prima commissione da Oliviero Dottorini da parte dell'assessore regionale Fabio Paparelli. Il punto all'ordine del giorno riguardava la fusione dei comuni dell'Alto Orvietano, Fabbro, Figule, Parrano, Montegabione e Monteleone, per la quale la Regione è chiamata ad indire il referendum consultivo richiesto dai consigli comunali dei 5 comuni in questione. Sull'iniziativa la Commissione di Garanzia Statutaria di Palazzo Cesaroni ha già espresso parere favorevole. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Oliviero Dottorini, ha approvato a maggioranza 6 voti favorevoli di Partito Democratico, Italia dei Valori e Rifondazione Comunista, 3 contrari di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Nuovo Centrodestra, l'atto di programmazione 2013-2014 degli interventi in materia di sicurezza dei cittadini. Il documento indica per il 2013 uno stanziamento di 272.000 euro, ripartiti tra patto per Perugia Sicura, bandi per il miglioramento della sicurezza delle comunità locali, servizi di prima assistenza e aiuto alle vittime di fatti criminosi, promozione di accordi e intese con lo Stato e le autonomie locali, patto per Terni Sicura. Prevista inoltre l'imminente firma di un protocollo di intesa tra Regione e Ministero dell'Interno per attivare iniziative innovative e sperimentali finanziate dal Governo nazionale. L'atto sarà discusso in aula nella prossima seduta. Relatore di maggioranza Fausto Galanello, Massimo Monni per l'opposizione. Proposte e ipotesi per il nuovo programma di sviluppo rurale 2014-2020, analisi della possibilità di impiantare nel territorio della Valnerina la coltura del grano saraceno e l'allevamento della razza bovina Jersey. Sono stati focus di discussione del convegno Il futuro dell'agricoltura nelle aree montane, attività tradizionali e innovazione, organizzato da Crazia, ente di formazione di Confagricoltura Umbria, e finanziato da GAL Valle Umbria e Sibillini, che si è svolto a Norcia. A coordinare i lavori Cristiano Casagrande, direttore di Confagricoltura Umbria. Noi abbiamo la consapevolezza che l'agricoltura è un settore che ha sia potenzialità che difficoltà. Questa è un'area molto particolare, con delle tradizioni importanti, con l'agricoltura che negli anni ha avuto la caparbietà di sopravvivere, crescere e creare delle occasioni. In questo convegno noi vogliamo fare un po' il punto su 3 elementi: capire come il piano di sviluppo rurale che sta alle porte di fatto possa sostenere lo sviluppo dell'agricoltura professionale di questo territorio. Dall'altro, capire come riuscire a dare spazio e valore commerciale alle produzioni tipiche di queste aree, e poi come favorire una crescita economica di quelli che sono le realtà aziendali, cioè far sì che ci siano aziende che siano solide sul piano economico e sul piano organizzativo. È assolutamente importante, per questo abbiamo portato 2 piccole pillole di novità, ragionare anche in termini di innovazione. La tradizione ha forza se può innovare e creare nuovi stimoli. Ecco, puntando su 2 ipotesi, una per il settore vegetale e una sul settore zootecnico, vogliamo lanciare delle idee di ragionamento. Poi saranno gli imprenditori, con la loro capacità di guardare il futuro, di cogliere lo stimolo per pensare qualcosa di nuovo. L'estensione del reato di inquinamento ambientale per chi compromette la biodiversità agraria è un piccolo ma significativo passo avanti della nostra battaglia a favore di un'agricoltura tradizionale, biologica e di qualità, ma soprattutto priva di qualsiasi contaminazione genetica. Lo ha dichiarato Filippo Gallinella, deputato umbro del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Agricoltura, che aggiunge un passo che è frutto di un lavoro condiviso in Commissione Agricoltura e che poteva essere ancora più stringente, contenendo ad esempio uno specifico riferimento all'immissione in ambiente di organismi geneticamente modificati. Al momento, prosegue il deputato, non possiamo che ringraziare il nostro gruppo ed in particolare il deputato Salvatore Micillo, che si è battuto per questo riconoscimento all'interno di un provvedimento che porta il suo nome e che introdurrà finalmente nel codice penale i delitti contro l'ambiente. Per ora, conclude Gallinella, si ritengano tutti soddisfatti, ma noi continueremo comunque la nostra azione finalizzata ad introdurre in maniera esplicita il reato da contaminazione da OGM nel codice penale, così da riuscire a tamponare quel vulnus formativo che ancora ruota intorno al tema a livello europeo.
L'obiettivo è quello di rafforzare l'informazione con i cittadini intorno alle tematiche della messa in sicurezza di persone e strutture nel caso malaugurato che altri eventi calamitosi come l'alluvione del 12 novembre 2012 dovessero ripetersi. Con lo slogan "Se torna la piena che fare", parte in questi giorni la campagna di informazione a tappeto sulle norme comportamentali da adottare da parte dei cittadini e sulle zone a rischio. Si avvale di un sistema integrato di azioni ed attività che hanno come comune denominatore la prevenzione del rischio idraulico. Le iniziative sono state presentate in comune questa mattina ad Orvieto nel corso dell'annunciata conferenza stampa dall'assessore alla protezione civile e dal responsabile del servizio di protezione civile di Orvieto. In seguito all'alluvione del 2012 ci siamo resi conto che avevamo necessità di informare di più e meglio la città di Orvieto e i cittadini di Orvieto al fine di garantire loro una maggiore tutela e sicurezza nei confronti di eventi estremi, quale l'alluvione, ma anche rispetto ad altre tipologie che stiamo cominciando ad affrontare. Chiaramente l'evento idraulico del 2012 ha segnato la vita di questa città, ha segnato l'economia di questa città e purtroppo la segnerà anche per alcuni tempi nel futuro. Speriamo che si possano riassorbire prima possibile, questo concetto si chiama resilienza e noi stiamo lavorando su quello per renderlo il più possibile corti come tempi in modo che si possa ritornare facilmente alle condizioni iniziali. Però è chiaro che la lezione del 2012, lo schiaffo che abbiamo preso tutti, ci ha spinto a sviluppare una serie di iniziative di informazione ai cittadini di tipo differenziato per i vari target di cittadini che abbiamo, che passano per quattro tipologie di informazioni diverse. Il primo è lo sviluppo di un sito web nuovo aggiornato da parte della Protezione Civile che consente di avere costantemente sotto controllo l'evoluzione delle problematiche ambientali nel territorio dell'Orvietano, in diretto raccordo con l'amministrazione regionale e soprattutto fornendo quello che è il quadro dell'evoluzione dei fenomeni in tempo reale. Un secondo strumento che abbiamo adottato è quello di una messaggistica vocale via telefono che raggiungerà tutti i cittadini di Orvieto con numero fisso nella città, oltre a tutti i numeri di cellulare che ricadono nelle celle dell'Orvietano, ai quali verrà data informazione della possibile occorrenza di fenomeni estremi che dovessero verificarsi nel territorio. In questo modo riusciremo anche a dare informazioni esaustive sul comportamento principale da tenere, sul fatto di allontanarsi da certe zone e sull'evoluzione di quelli che sono i processi attesi. Giro di boa per Nero Norcia che ha superato i 50 anni e si prepara alla sua 51esima edizione in programma nella città di San Benedetto nel fine settimana da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo. Anche quest'anno la mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei prodotti tipici, seconda per la longevità nel suo genere in Italia, vedrà la presenza dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo con un suo stand dalla doppia veste istituzionale e commerciale. In uno spazio di 140 metri quadrati infatti troveranno posto nella parte istituzionale alcuni importanti centri studio del settore, tra cui quello nazionale sul tartufo di Alba, quello sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado e il centro di ricerca e sperimentazione per la produzione di piantine tartufigene del vivaio forestale regionale Selva del Campo di Campochiaro. Sì, infatti è importante anche dare un'idea di un territorio che produce, non solo che magari si promuove attraverso il tartufo e basta, e quindi il tartufo d'altra parte è un volano proprio dell'economia dei territori e valorizza anche tutte le altre eccellenze e che qui in qualche modo vengono rappresentate da diverse realtà italiane dal nord al sud d'Italia, e quindi per noi è importante questa partecipazione. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale, il sindaco che già da 2 anni ci dà questa opportunità, e ovviamente Norcia rappresenta non solo una manifestazione importante a livello nazionale ma sul tartufo nero pregiato sicuramente la più importante, e qui a Norcia abbiamo avuto modo anche di discutere, di confrontarci sulle problematiche che riguardano il tartufo e i territori che debbono essere appunto valorizzati da questo prodotto, e tutto sommato abbiamo avuto anche dei riscontri positivi, anche se i tempi spesso della politica non sono così veloci come ci vorrebbe.
Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretio Acquesio torna puntuale tra un'ora.